Con Giuliana Sgrena in questa Babele commentavamo del forum dove molte cose così le cogli per un attimo, poi spariscono e c'è forse una carenza che è quella proprio di uno spazio di condivisione più ampia su alcuni temi centrali, questo ovviamente del cosiddetto terrore e terrorismo. Però al di là di questo, che sono riflessioni che si potranno fare anche nei prossimi giorni, con te brevi flash. Anche tu hai cercato, in questo spazio del forum, per esempio, di cogliere analisi, interventi, eccetera, sulla Siria. Cosa hai visto? Fino adesso sono riuscita solo a rintracciare questa mattina un siriano che adesso vive a Boston, ma che ha fatto un'analisi abbastanza interessante sulla rivoluzione, dovremmo metterla tra virgolette siriana, ma parlando proprio della sua origine laica e del fatto che poi la rivoluzione è stata da una parte militarizzata, dall'altra parte è stata islamizzata e quindi questo ha praticamente snaturato quella rivoluzione, quindi la necessità di fare una campagna per aiutare la popolazione che soffre, che è schiacciata tra queste diverse forze, aiutarla dal basso. E lui faceva un po' l'esempio della lotta all'apartheid in Sudafrica oppure in Vietnam, le lotte che sono state fatte in quei paesi. Per il resto mi sembra sia stata un po' sottovalutata la realtà curda, soprattutto del Kurdistan siriano, appunto Rojava, che è stato trattato in alcuni dibattiti a cui sono andata per sentire voci originali dall'interno, invece purtroppo ho trovato solo persone interessate a quella questione che ne parlavano, ma senza avere una fonte diretta. Quindi non so se veramente questa questione è stata centrale, ma mi sembra è stata affrontata, ma mi sembra che non sia centrale in questo forum e quindi è anche difficile individuare le sedi dove se ne parla o dove parlarne. Ecco, mentre noi siamo qui al forum, in queste ore c'è un nuovo pezzetto di un tassello in questo scenario, cioè la questione dello Yemen e la scelta dell'Arabia Saudita di intervenire. È una guerra che dice altre cose, come sempre qua si muovono delle pedine per dire per affrontare altre relazioni di forza, in particolare questa, quella dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Sì, qui anche questa è una questione abbastanza ignorata qua, ma molto importante perché si inserisce in quello scontro regionale che è in corso tra la corrente sciita e quella sunnita nell'area medio orientale. Ora evidentemente non è solo uno scontro di religioni, ma uno scontro politico, di egemonia politica, economica e coperta anche dall'appartenenza religiosa. Allora, gli Houthi hanno fatto questa, diciamo, colpo di forza. In Yemen hanno preso il potere pur non controllando tutto il paese in nome o comunque per conto degli iraniani perché è la componente sciita dello Yemen. Dopodiché l'Arabia Saudita, che ha sempre invece controllato lo Yemen, ha fatto a sua volta come reazione, ha cominciato a bombardare gli Houthi filo siriani per riprendersi il controllo di quest'area, di questo paese, che però è molto diviso per tribù e per varie appartenenze, diciamo, claniche. Quindi la situazione è estremamente complicata. Lo scontro tra Arabia Saudita e Iran continua.